E allora buongiorno e benvenuto ad Andrea De Giorgi. Ciao! Ciao, buongiorno a tutti. Tutto Come stai, Andrea? bene, tutto bene. Si sta un po' comunque così, è weekend, il sabato mattina sempre lì un po' in mezzo di dormiveglia, insomma. Sei uno di quelli che dorme tanto il weekend o ti svegli anche tu molto facilmente? No, purtroppo, sbarra fortunatamente, io lavoro tutti i giorni, quindi per me tra weekend non cambia nulla. Dai, quindi insomma ormai Quindi. un giorno come un altro alla fine, dai, anzi Esatto, forse sì, il weekend è il giorno in cui devi essere ancora più attivo. esatto. Esatto, perché si lavora ancora di più, sono tutti in giro e quindi si lavora ancora di più e bisogna stare ancora più svegli e attivi. Assolutamente. Allora, Andrea, tu sei stato concorrente di MasterChef 9, quindi l'ultima edizione che è attualmente in onda anche Esatto. su TV8, quindi parleremo di questo, ma intanto partiamo dalla domanda, quella più così difficile, che tutti quanti mi dicono essere un po' più difficile, ma quella che apre la nostra intervista solitamente. Quindi chi è Andrea? Andrea è un ragazzo nato nel 1995 a Lecce Sì? e trasferitosi a Milano nel 2014. Ok. Ho iniziato a fare l'università nel 2014, poi mi sono reso conto che non facevo per me e ho iniziato a lavorare, Sì. così come ho detto a MasterChef, giusto per non pesare sulle spalle di mia madre e della mia famiglia, per essere indipendente. Certo. E poi da lì, insomma, dall'università, visto che non era un po' la tua vita, possiamo dire così, hai scelto la cucina alla fine. Ho scelto, sì, più che altro ho seguito la mia passione perché Ok. vivendo da solo poi cucino praticamente tutti i giorni e quindi ho approfondito questa passione magari guardando ogni ricetta tutti i giorni e Certo. provando a replicarla poi a casa e magari sperimentando qualcosa di nuovo. Invece tutti quanti quelli che sento, universitari e quant'altro, mi dicono, ma sai, io non trovo mai il tempo per cucinare, non ho mai tempo. Ma E alla invece tu lo fine, trovi. Certo. se hai voglia di fare qualcosa, il tempo lo trovi sempre, quello che penso io. E se non hai voglia, è normale che dici che il tempo non lo trovi. Vabbè, quello sicuramente. Insomma, abbiamo un po' di tempo dunque per raccontare tutto quanto per bene e abbiamo anche le canzoni che hai scelto. Sono sei canzoni. Tu dici che tu sei di Lecce, Io sono trapiantato di in qualche Lecce. modo a Milano. Quindi un po', insomma, le radici del sud ci sono. E appunto, Sud House System è il tuo primo singolo con le radici catiene, giusto? Le radici catieni, Ecco, vedi. esatto. Come mai l'hai scelta? Proprio perché è un gruppo che è Perché un mi cuore. ricorda casa, poi praticamente tutto in dialetto, mi ricorda casa dove sono nato, dove sono cresciuto, ed è una canzone che ascolto molto spesso anche adesso, magari a Milano. Ok, ce l'ascoltiamo anche noi e poi è tutta quanta in discesa. Eccolo qua, quindi Sud Sound System. È difficile, Sud Sound System con le radici catieni. Ecco, per me, io che non frequento più il sud da ormai tanti anni, è difficile ormai tornare a così, a riprendere un po' anche le. Esatto. Andavo sempre in Sicilia, poi dopo una cosa e l'altra, l'estate, sono rimasto a Milano e boh, basta, a Milano ormai ci sono Milano e Gran nato. Milan, come si dice. Esattamente, ormai sono nato qua, continuo a lavorare qua e via dicendo, alla fine Milano è Milano. Mentre per te, allora, tu nasci a Lecce e insomma, dicevamo prima che hai provato almeno comunque a fare anche l'università, ma prima ancora già la passione per la cucina da dove arriva? La passione della cucina arriva da quando ero piccolo, perché i miei nonni avevano appunto un ristorante, così come ho detto a MasterChef, Sì? e quindi sono nato e cresciuto dentro quel ristorante, quindi ogni giorno piatti di pesce, pizze, mio padre era pizzaiolo, quindi ogni giorno pizze buone fatte da lui, e piatti preparati apposta per me, pasta fresca. Mamma mia. Quindi vedendo mia nonna e mio nonno cucinare, ma anche mia madre è bravissima a cucinare, mi è arrivata questa passione. Ogni volta che mia madre cucina, che magari scendo in questo periodo, cioè che sono sceso, Certo. mi metto accanto a lei e
cerco di imparare qualcosa. Sempre, è sempre buono rubare un po' di suggerimenti. Sì, la mamma è sempre la mamma, come si dice. Esatto. Quindi c'è sempre qualcosa da imparare. Ti ricordi qual è stato il tuo primo piatto? È difficile questa domanda, difficilissima. Allora, il mio primo piatto quando sono arrivato a Milano. Sì, vabbè, mettiamo anche, va bene, anche a Milano. E secondo me ho ordinato una pizza. Ah, vedi, allora tranquillissimo proprio, globo, just eat e via. Esatto. Che poi a Milano vedi che alla fine ti frega per questo, perché insomma, se uno comunque abita, ci sono tante cose a disposizione. Bravissimo. Poi ti passa, sì, anche quasi la voglia. Io che purtroppo, vabbè, per fortuna comunque sto sempre in periferia, alla fin fine non arriva più di tanto, quindi ti accontenti della domenica. Però se uno sta a Milano comunque apre, sfoglia, trova la pizzeria, sì, trova, esatto, quello, qualsiasi trova quell'altro. Cosa di cui hai voglia c'è. Esatto. Alla fine sì, trovi un conto in rosso, però mentre mangi, esatto, mangi bene per un po' di giorni, ecco, diciamo, esatto, così. Però comunque, sì, diciamo che quando torno a casa da lavoro, magari che arrivo all'una e mezzo a casa di notte, la voglia non è tantissima, quindi una pizza, un Mac, qualcosa si ordina. Esatto. Esatto. Se no, al massimo spaghetti, aglio, olio, peperoncino, che peperoncino sono sempre risolvi, esatto, che sono sempre ben accetti, dai. Allora, tra poco parleremo un po' di MasterChef, parleremo un po' di come è arrivato. Intanto però il prossimo singolo che hai scelto, questo è un po' triste, eh? Goodbye My Lover di James Blunt. Perché l'hai scelta? Goodbye My Lover l'ho scelta per chi mi ricorda mio padre. Ah, e okay. Sono stato anche al concerto di James Blunt 2 anni fa. Sì? E sono andato apposta per quella canzone. Ah, vedi perché un po'. Anche il significato del testo, delle parole mi ricordano lui, quindi ogni volta che l'ascolto mi emoziono un po'. E in qualche modo quindi la dedichiamo a lui, allora, dai. Esatto. Va bene, eccola qua dunque, Goodbye My Lover, James Blunt. James Blunt con Goodbye My Lover. Siamo quasi a metà della nostra intervista e insomma, dava un occhio anche al tuo profilo di Instagram. Sei amante del mare, vedo. Quindi, sono insomma, amante del mare perché sì, sono nato a Lecce, nel Salento, e qua il miglior mare se non quello appunto del Salento. Ogni, certo, volta che ho la possibilità di scendere appunto vado lì, non solo perché c'è la mia famiglia, ma anche perché il mare ti mette quel senso di libertà, di rilassatezza che ogni tanto secondo me serve, anche d'inverno. Certo, per staccare un pochettino dalla routine. Città, della grande città, del lavoro. E secondo me serve per staccare, anche stare davanti al mare secondo me è una bellissima sensazione che ti rilassa. Certo, e poi comunque anche la Puglia, insomma, un posto meraviglioso, quindi insomma, immagino che molti vogliono trascorrere. Vorrebbero farlo, esatto. Certo, ora esattamente. Allora, tra pochissimo arriviamo nel vivo di MasterChef, ecco, diciamo così. Prendiamolo un attimino alla larga, poi nel prossimo intervento ne parleremo un pochettino meglio. Com'è arrivato MasterChef? Allora, MasterChef è arrivato perché tutti gli anni, cioè negli ultime 3-4 edizioni lo guardavo sempre da casa e ogni volta che lo guardavo mi emozionavo, soprattutto quando davano dei giudici e quando preparavano qualcosa da nulla, quindi mi affascinava questa sfida che c'era all'interno del, certo, programma, ma mi emozionava allo stesso tempo ogni volta che preparavano quei piatti che erano spettacolari in televisione e ti chiedevi ma come cavolo fanno a preparare certe cose. Quindi così mi sono iscritto un giorno per gioco e ho detto vabbè, proviamoci, ma le chiamate non mi prendono, però io intanto ci ho provato. Certo. E quindi mi sono iscritto, mi hanno chiamato la prima volta, ho cucinato la prima volta e andava bene, ho cucinato la seconda e la terza perché ci sono un po' di provini da fare prima di arrivare in televisione e alla fine sono entrato. Madonna, è stata una bellissima emozione, immagino, quindi insomma da lì un'adrenalina di quelle che non ho mai avuto in vita mia. Quando mi hanno dato il grembiule bianco è stata un'emozione di quelle davvero mai pazzesca, provate nella mia vita, esatto. Certo,
tra pochissimo ne parliamo magari anche un pochettino meglio, visto che comunque è attualmente ancora in onda, insomma ci sono un po' di cose magari che potrei ancora raccontare sui giudici e un po' com'è stata anche l'esperienza. Intanto il prossimo singolo che hai scelto è quello di Elisa, A modo tuo. Perché l'hai scelta? Ma immagino che un po' possiamo già immaginarlo. A modo tuo l'ho scelta in realtà perché durante sempre un concerto, perché sono quelli che ti coinvolgono di più, sì. E mi faceva pensare a mio fratello piccolo. Oh, ok. E quindi lui che sta crescendo, che comunque siamo distanti 1000 chilometri, non so, mi ha fatto pensare a lui. Però comunque ce l'hai sempre nel cuore alla fine, il fratello, quindi insomma, no? Sente la distanza, è sempre con te. Esatto, esatto. Ok, sì. Ce ne ascoltiamo e poi siamo già nella seconda parte. Eccola qua. Seconda parte di SRS del sabato, con noi c'è appunto Andrea De Giorgi. Stavamo parlando un po' di come è arrivato Masterchef. Intanto abbiamo appena ascoltato anche Tiziano Ferro con La fine, ma insomma, dicevamo poc'anzi, dunque una roba che è arrivata un po' così per caso, entri dentro Masterchef e poi ti ritrovi alla fine dentro ciò che tu guardavi sempre, insomma dentro il programma che comunque guardavi da qualche anno. Un programma che guardi in televisione, ti ritrovi fiondato lì dentro, dopo una selezione tra 30.000 persone ti ritrovi a essere tra i primi 20 migliori aspiranti chef d'Italia, quindi sì. Un sogno che ogni anno 30.000-40.000 persone vogliono inseguire. Certo, quindi tu, mettiamo a caso che ad oggi, nel caso ci fosse magari un domani una nuova edizione All Star, andresti volentieri? Io sì, andrei volentieri, anche perché alla fine mi sono divertito, magari non mi comporterei come mi sono comportato in questa edizione, mi comporterei un pochino meglio, prenderei le critiche con meno nervosismo. Uh-huh. Perché sicuramente le critiche dei giudici ti aiutano a crescere e aiutavano magari anche a spronarti a fare sempre meglio, solo certo. Che non l'ho capita all'interno del programma questa roba qui, e quindi era un po' agitato e nervoso. Vabbè, però comunque è anche forse il contesto, insomma, avere davanti anche persone che, come Cannavacciuolo, come Locatelli, Barbieri, che comunque ne sanno molto di cucina, e quindi insomma arrivare lì e dire ma. C'è sì, sempre quel battibecco alla fine, magari su una cosa che noi pensiamo fosse magari così corretta, invece non lo è, magari possiamo ipotizzare questo. Quindi, sì, insomma, esatto, una volta che sei davanti a loro ti abbassi, diciamo. Certo. Il fly down classico. Esatto. Vabbè, dai, comunque hai un ricordo particolare di Masterchef? Ti è rimasto qualcosa? Ma secondo me, cioè, i ricordi più belli che ho all'interno di Masterchef sono appunto quando mi hanno dato il grembiule bianco. Sì. E quando mi hanno dato il grembiule bianco con il nome. Sì. E la finale, che quindi che è tornato, perché sì, sono tornato lì, eravamo tutti lì, e poi la proposta di matrimonio, alla fine la mia prima proposta di matrimonio, e ora do qualche spoiler per chi non l'ha visto, lo deve vedere ancora su TV8. Certo, però comunque tutti quanti ricordiamo Antonio Lorenzon, che comunque alla fine si è andato lì, si è inginocchiato appunto dal suo compagno. Esatto, è stata la mia prima proposta dal vivo, quindi è stata un'emozione, le lacrime scendevano da sole, poi c'è stata la festa tutti insieme con i giudici, è stata davvero una bellissima serata. Mamma mia, vedi un po'. Insomma, che bei ricordi per te sicuramente, poi insomma vivere certe cose fa un po' così, nel senso dici wow, sono... Ce l'ho fatto anch'io, in qualche modo, ce l'hai fatto anche tu. E invece, il prossimo singolo, siamo già vicini alla ricetta, perché quando c'è sempre qua uno chef, vogliamo sapere sempre la ricetta, tra pochissimo. Intanto però, un bel pezzo, Negramaro con Per uno come me, ce l'ascoltiamo e poi siamo... E insomma, il Negramaro con Per uno come me, come mai l'hai scelta questa? Ma Per uno come me l'ho scelta perché sempre durante un concerto, sì, dei Negramaro, appunto a San Siro, ero con la mia ragazza e gliel'ho dedicata perché stavamo insieme da pochi giorni, uh-huh, e quindi
quindi nella canzone dice amami anche se non mi conosci, e quindi perché ancora non ci conoscevamo benissimo. E lei mi ha dato anche la forza di iscrivermi a Masterchef, mi incoraggiava tutti i giorni. C'è sempre stata, diciamo così, dai. Esatto, sì. E c'ero anch'io in quel concerto di Negra Mar, probabilmente a San Siro, qualche, non è che era un anno fa, più o meno, 2 anni fa ormai. Il concerto a San Siro, sì, 2 anni fa. 2 anni fa, vedi, c'ero anch'io. Allora, siamo arrivati giunti al momento più interessante per molti, cioè la ricetta. Io davo un occhio anche un po' al profilo di Instagram, mi raccomando, Andrea De Giorgi 1995, ci sono un po' di piatti interessanti, anche se scorriamo anche un pochettino giù ce ne sono tanti. Oggi qui cosa ci proponi? Oggi qui vi propongo un piatto di pasta fresca, sì, molto, molto semplice, e facciamo degli spaghetti alla chitarra, che sì, tra l'altro è il primo piatto che ho portato ai provini di Masterchef. Ok, vai. Quindi spaghetti alla chitarra sono, dico, gli ingredienti per una persona, certo, che magari qualcuno vive da solo e ci vuole provare. E parlo ovviamente le mie dosi, perché non, sicuramente io non mangio 50 grammi di pasta. Certo, però comunque. Quindi io farei facciamo 150 grammi di farina e 50 grammi di semola di grano duro, okay, con 2 uova, un pizzico di sale. Sì. Impastiamo e facciamo riposare per una mezz'oretta. Sì. Dopo averla fatta riposare, poi la stendiamo e la mettiamo sull'apposita chitarra per fare gli spaghetti. E come condimento utilizzerei dei pomodorini gialli, sì, quindi olio, aglio e pomodorini gialli, e poi qualcosa che avvolge di sapore, metterei un po' di frutti di mare all'interno. Buono. E per finire, una volta completato il piatto, fatta saltare la pasta dentro al sugo preparato con i frutti di mare, una volta impiattato, una grattatina di bottarga di muccia sopra il piatto e il piatto è servito. Che meraviglia, già lo immagino davanti, una cosa meravigliosa. Poi la pasta fresca è sempre buonissima in qualunque salsa, insomma, basta, esatto, che la si fa in casa poi. È tutto. Ah, quando le cose si fanno in casa ha tutto un altro sapore, possiamo dire. Esatto, dai. Esatto. Effettivamente è così. Dai, che siamo alla fine. L'ultimo, ridere, sono i pinguini tattici nucleari. Eccola qua. L'ultima di questa nostra intervista, ma anche l'ultima della nostra giornata insieme qui con SRS del sabato. Questi erano i pinguini tattici nucleari con ridere. E allora, Andrea, prima di salutarci ti chiedo un attimino dove, allora, a parte adesso in TV ci sono appunto le repliche di Masterchef, tu in questo momento cosa stai facendo? Allora, io continuo a lavorare per la cioccolateria dove lavoravo prima, solo che post lockdown mi hanno nominato responsabile di negozio. Oh, complimenti. Quindi, grazie. E quindi ho avuto la possibilità di crescere all'interno dell'azienda, cosa che ho sfruttato subito al primo colpo. Certo. E quindi continuo a lavorare lì e ci lavoro ormai da 5 anni. Ah, buono, quindi ormai sei di casa all'interno, insomma. Sì, esatto, è un'azienda comunque che lavoro in Duomo, quindi esco dal negozio e ho il Duomo davanti. Vedi che meraviglia. E insomma, che direi è una cosa molto bella. Certo, e poi comunque ci sono pur sempre i social. Dove possiamo trovarti? Vai, mi dicevo un po' dove su sei. Su Instagram Andrea De Giorgi 1995, sì? E su Facebook c'è sia la pagina che il mio profilo, si chiamano entrambi Andrea De Giorgi. Ok. E diciamo che sono su qualsiasi social è possibile e immaginabile. Quindi LinkedIn, Pinterest, ovunque. Twitter. Io mi sento un po' troppo così, come dire, ripetitivo anche con i miei ospiti. Però io a tutti quanti consiglio TikTok, perché dalle foto che fate, le foto che video, quant'altro, avete sempre tantissimo potenziale. Però io, che comunque 22 anni, non l'ho ancora mai fatto e non voglio farlo. Però comunque voi che l'avete, che tantissime foto meravigliose, paesaggi, fatelo ragazzi, voi che potete.
Voi che avete comunque tante belle cose da pubblicare, anche piatti, vi dicendo. Ci sarebbe come cosa, eh? Ci sono, sì, un po' di cose da pubblicare Molto, per coinvolgere. molto interessanti. Andrea, ci sentiamo presto quando vuoi tornare. Io sono qua e Grazie, ciao. buona giornata. Ciao Andrea, grazie.